Il consorzio Ente Autodromo di Pergusa e Pirelli hanno siglato oggi un accordo di collaborazione finalizzato alla ristrutturazione e l'ammodernamento dello storico tracciato siciliano. I lavori, che inizieranno il prossimo lunedì 14 maggio e avranno una durata stimata in 50 giorni, prevedono il totale rifacimento dei 4.950 metri del manto asfaltato dell'autodromo di Pergusa, che fu inaugurato il 30 marzo del 1958. Unitamente alla sistemazione del fondo stradale verranno dismessi gli attuali cordoli, sostituiti da altri idonei al passaggio delle moto e non solo alle auto. Previsti anche la sistemazione e l'ammodernamento del paddock e di altre infrastrutture dell'impianto. Tali interventi saranno possibili grazie alla collaborazione tra il consorzio Ente Autodromo di Pergusa e Pirelli. Quest'ultima, inoltre, in virtù dell'accordo già in essere, che prevedeva l'utilizzo del circuito in esclusiva per 120 giorni l'anno, estenderà a 150 giorni l'anno fino al 2030 la propria presenza su questa pista per lo sviluppo e il testing di pneumatici moto. I termini dell'accordo e le opportunità di collaborazione tra il consorzio, tra enti pubblici della provincia di Enna e Pirelli sono stati illustrati oggi nel pomeriggio nel corso di un incontro tra la stampa svoltosi ad Enna presso Palazzo Chiaromonte. Il sindaco di Enna, Maurizio Di Pietro, nel corso del suo intervento ha sottolineato l'importanza che riveste l'autodromo di Pergusa per l'intero comprensorio e le conseguenti opportunità che derivano dall'impegno sul territorio di una multinazionale come Pirelli. Presenti all'incontro anche Fernando Guarino, presidente dell'assemblea consortile in rappresentanza del Libero Consorzio Provinciale di Enna, ente socio del consorzio dell'autodromo insieme al comune dell'Automobile Club di Enna, quest'ultimo rappresentato dal commissario straordinario Pietro Romano. I saluti dell'ACI sono stati portati da Carlo Alessi, presidente dell'ACI Vallelunga S.p.A. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like se questo video vi è piaciuto, condividetelo sui social, vi ricordo che nella descrizione dei video è attivo il link per le donazioni. Io vi saluto, ciao ragazzi!